Non concede proprio niente, quindi signori uomini questa sera giustamente dovranno stare molto molto attenti a eseguire i loro elementi. Allora Peter Libers ha il punteggio di 58-21 con 31-64 per i Technical Elements e 28-57 per i Components in questo momento, e in seconda posizione resiste il primo posto di Sergei Voronov, mentre ora sul ghiaccio è già pronto Justus Strid, l'atleta danese che arriva dalla preliminare. La via Rose, la stiamo sentendo spesso. No, mamma mia che disastro. Stasera questi uomini stasera stanno cominciando non benissimo, eh. Triplo flip anche qui, non va completamente la combinazione, no, quanti pasticci, ahimè. Cade anche il triplo Lutz, che disastro. Sì, come stavo notando, Franca, a livello tecnico veramente, sì, non, possiamo dire un disastro, perché dall'inizio proprio non è entrato, sì. Cioè proprio il tecnico inevitabilmente sarà bassissimo. Non c'è speranza di salvarlo proprio, purtroppo. Tre salti andati male. C'era anche un po' di problema sulla flying upright spin. Cioè lui è proprio sconsolato, grigia, la vedo veramente grigia. Incredibile, è proprio sconsolatissimo. Ci dispiace quando vediamo ovviamente un pattinatore così triste. Poi avete visto anche inquadrato suo fratello Kalle che lo allena. È veramente dispiace. Questo è proprio un calo di tensione, di nervi, non c'era proprio con la testa più. Allora, questo è il primo triplo axel. Per la verità non sembrava neanche così male. Poi è andato a spasso nel tentativo di fare uno step out e poi alla fine è comunque caduto. La combinazione, il triplo flip, poi un giro su un piede, questo ancora poteva andare perché ma poi c'è di nuovo l'arrivo non pulito e lo step out sull'uscita.
Ora per fortuna la regia ci evita il terzo salto e ci fa vedere qualche cosa di buono della sequenza di passi, perché lo grazia. Poverino. Sì, che poi è bruttissimo per gli atleti, perché arrivano lì e sul Kiss and Cry si rivedono queste stesse immagini che stiamo vedendo noi, e quindi questo brutto incubo ti ripassa davanti agli occhi per la seconda volta, insomma. Questa atleta che è originaria della Svezia, lui è di Göteborg, ha gareggiato anche per la Svezia, poi dal 2008 ha iniziato a rappresentare la Danimarca. '50 e '55 ed è l'ultimo ovviamente inevitabilmente di questo gruppo, per lui ho la sensazione che la qualificazione sia impossibile. 27-38 per il Technical Elements, l'avevamo detto sarebbe stato un punteggio basso, 25-17 per i Program Components.